Insomma, vi è piaciuto questo progetto della BCC di Fano? Vi siete divertiti? Vi ha insegnato qualcosa? Sì, è stato molto divertente e soprattutto ci ha insegnato a collaborare insieme. A voi invece? Anche, molto. Già l'abbiamo fatto l'anno scorso. Ragazze, voi vi siete divertite? Tantissimo. Tu? Sì, anche io. Hanno cantato, ballato, recitato e portato foto e video per mostrare alla platea il lavoro svolto durante l'anno scolastico. Sono stati più di 300 gli studenti che hanno aderito al progetto Crescere nella Cooperazione, una iniziativa promossa dalle BCC marchigiane, ma che giovedì scorso ha visto protagonisti al cinema Politeama i ragazzi che hanno partecipato con la BCC di Fano. Stiamo trasmettendo ai ragazzi un po' i nostri valori, i valori della cooperazione che tra l'altro non è soltanto nel campo del credito ma sono in tutti i settori della vita economica e costituiscono una cosa molto importante per i nostri territori. Sono cooperative, diciamo, dall'agricoltura all'edilizia, quindi sicuramente creare nei ragazzi l'idea che le cose fatte insieme, collaborando, si fanno meglio, che comunque rappresentano sempre un momento di crescita, questo qui è l'obiettivo che ci diamo. È chiaro che la realtà economica è così variegata, però dire anche che è possibile fare l'attività insieme, in cooperazione, è diciamo un po' il nostro obiettivo. Dopo il saluto del presidente, la mattinata è proseguita con l'esibizione di 12 ACS, associazioni cooperative scolastiche, fondate da bambini della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado. I più piccolini aderiscono all'ABC della cooperazione. Sul palco dunque si sono alternati, presentando la loro impresa, studenti di tutte le età, dal momento che il progetto ha previsto sezioni e modalità di partecipazione differenti. Come presidente della compagnia cooperativa Carcecetana voglio innanzitutto presentarvi i soci e gli amici che hanno realizzato con noi il progetto. Tanto è stato l'entusiasmo e l'impegno dimostrato da ragazzi e docenti che si rivedranno il prossimo 6 giugno con la premiazione finale al Teatro delle Muse di Ancona. Io sono l'ape regina, sono la mamma di tutte loro, depongo fino a 2000 uova al giorno, che fatica! E poi siamo diversi! Questa è una ricchezza, aumentano le idee.